Benvenuti all'edizione del mattino di Calabria News 24 Informa. La polizia portoghese, in collaborazione con il ROS dei carabinieri, ha arrestato il latitante Francesco Di Marte, di 53 anni, originario di Rosarno in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, ricercato da oltre un anno, è il destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nella primavera del 2015, a conclusione dell'indagine denominata Santa Fe. Perché è ritenuto responsabile del reato di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Francesco Di Marte, contiguo alla cosca dell'Andrangheta Pesce di Rosarno, con precedenti penali per associazione mafiosa, armi e omicidio, è ritenuto responsabile di aver fatto parte di un sodalizio criminale attivo nell'importazione di incendi carichi di cocaina dal Sud America, operante per conto delle cosche Pesce e Alvaro di Sinopoli. Ieri in un noto quartiere di Cosenza c'è stata una vera e propria mobilitazione per braccare una faina che aveva raggiunto, probabilmente spinta dalla fame, il centro cittadino. Repentino l'intervento del comando del corpo forestale di Acri che ha tratto in salvo l'animale. A Cosenza, mercoledì pomeriggio un intero quartiere si è mobilitato con l'intento di braccare una faina per evitare che potesse finire chissà dove. Il musteride si aggirava tra le aiuole e le strade del vicinato sin dal primo pomeriggio e ha dato del filo da torcere ai residenti che invano hanno cercato di catturarla, tant'è che dopo un po' è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nonostante tutto i residenti hanno proseguito le ricerche, allertando nel tardo pomeriggio fino anche il Corpo Forestale dello Stato, grazie al presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali di Rende, Lea Santaniello. Sul posto sono giunti gli uomini del Comando Stazioni di Acri, i quali, insieme agli abitanti del quartiere, che nel frattempo avevano individuato nuovamente la faina, in perfetta sinergia hanno agito sino alla cattura dell'animale. Infatti, dopo averla inseguita per tutto il quartiere, hanno costretto il musteride a rintanarsi nei corridoi di un garage. Spingendolo verso l'angolo dell'androne dove attraverso un escamotage che ha fatto finire la faina in uno scatolo di cartone gli agenti del corpo forestale hanno provveduto subito a sigillarlo. L'animale nella stessa serata è stato trasportato presso lo studio di un veterinario che ha provveduto ad accertarsi delle condizioni di salute in modo tale da poterlo riaccompagnare nel proprio habitat naturale presentata la nuova stagione 2016-2017 del progetto More, ideato e diretto da scena verticale in partenariato con il comune di Cosenza. Il progetto MOR, ideato e diretto da Scena Verticale, in partenariato con il Comune di Cosenza, il MIBACT e la Regione Calabria, torna in città con la nuova stagione 2016-2017 che si presenta con un'anteprima autunnale, una sorta di piccolo festival concentrato in tre giornate, il 21, il 22 e il 23 ottobre, che accende i riflettori sulle compagnie teatrali calabresi. L'evento è Focus Calabria ed è dedicato a compagnie artisti. Provenienti da tutta la regione, ma anche ad artisti calabresi residenti fuori regione. Nelle tre giornate si succederanno spettacoli, performance, studi, letture sceniche e incontri, senza dimenticare lo spazio e il tempo per la convivialità. Questa volta facciamo questa. Questa prima parte di Del Mor eh, sotto forma di festival, nel senso un piccolo, solo tre giorni però con eh, momenti spettacolari per tutta la giornata, con letture, con performance, con eh, studi teatrali. Eh tutto intorno a quello che la produzione teatrale calabrese in questo momento prova ad offrire, prova ad offrire al proprio territorio e prova ad offrire a livello nazionale. Quindi appunto è un focus, come l'abbiamo chiamato, focus Calabria, ehm, che noi abbiamo già fatto nel 2013. Eh, questo proprio per eh, provare ad avere sempre un'attenzione un, un a quello che di, di contemporaneo si muove nella nostra regione. Morfo Calabria rappresenta per la città di Cosenza non solo l'anteprima del progetto eh, MOR, ma soprattutto un vero e proprio evento che si terrà nella città di Cosenza in una location particolare che è il Castello Svevo e che concluderà il, eh, le, la tre giorni al Morelli, che è il luogo dove il MOR ha dato la, il suo avvio. Davide alias Mirko Trovato e Tony ovvero Pio Luigi Piscicelli, tre protagonisti della serie Braccialetti Rossi, arriveranno sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala del Cinema Citrigno di Cosenza. Si svolgerà un, dunque a Cosenza l'anteprima nazionale della prima puntata della terza serie di Braccialetti Rossi, fiction tra le più amate di Raiuno. Un evento aperto agli istituti scolastici della provincia di Cosenza. Ricordiamo che la Palomar Produzioni ha selezionato Cosenza come unica città in Italia per rappresentare questa anteprima nazionale. E come di consueto ascoltiamo le ragioni del sì e del no in merito al prossimo referendum del 4 dicembre. Ai nostri microfoni ha spiegato le ragioni del sì il segretario nazionale del PSI, Franz Caruso. I socialisti sono schierati a livello nazionale per il sì. Eh, però i socialisti hanno una, intanto una cultura libertaria, non dico anarchica, ma libertaria sicuramente sì. E su un tema importante come quello del, eh, della riforma costituzionale penso che sia importante eh, rispettare la coscienza dell'elettore, informarla ma rispettarla. Per quanto riguarda la posizione politica, i socialisti erano per un'assemblea costituente che, per bocca del suo segretario nazionale, vice ministro Riccardo Nencini, ha avuto apprezzamenti nell'aula del Senato, da parte di tutto l'emiciclo del Senato, ma poi ha preso tre voti. Per cui noi rimaniamo fermi a quella posizione che voleva un'assemblea costituente rappresentativa in modo proporzionale di tutte le sensibilità del nostro Paese, però questo non è passato, prendiamo atto della volontà del Senato e quindi siamo schierate per il sì alla riforma costituzionale. Ed è tutto per questa edizione, io vi aspetto alle 14.30. Grazie e a più tardi.